Ieri sera, all'inizio del Triduo Pasquale, nel memoriale della Cena del Signore, abbiamo cercato di cogliere il segno dell'Eucaristia e il segno che ne è l'ermeneutica giovannea, il segno della lavanda dei piedi. Segni che volevano essere una risposta di Gesù al Padre e agli uomini attori di quella vicenda di passione e di morte. E abbiamo compreso maggiormente che quell'Eucaristesas, quel ringraziamento e quell'Eulogesas, quel benedire, erano soprattutto in Gesù l'amen. L'amen del testimone fedele, come significativamente chiamerà Gesù l'Apocalisse, dicendo addirittura con audacia: così parla l'amen, così parla il testimone fedele. Termini ormai cristologici che confessano l'identità di Gesù a partire proprio dalla sua passione e morte. Un amen, un sì pronunciato da Gesù con tutta la vita. Un amen che dice sì anche alla morte. Un amen pronunciato attraverso una martiria, una testimonianza perseverante che non è venuta meno, che non ha conosciuto contraddizione, anche nella sofferenza, anche nella prova. Ora, proprio ricordando la croce, noi torniamo a cercare la risposta data da Gesù, risposta che è stata la passione nel suo significato più profondo, passione come amore, la fiamma divina dell'amore, e nello stesso tempo passione come sofferenza, dolore, sacrificio. La passione di Gesù è stata soprattutto un duello combattuto tra l'amore umano di Gesù, ma che era il racconto dell'amore di Dio fatto dalla sua carne, fatto dalla sua mente, fatto dalla sua persona, e la morte, potenza che aliena l'uomo, ma che ha soprattutto per soggetto il diavolo, il principe di questo mondo. Noi non possiamo certamente commentare tutta la passione secondo Giovanni, che è questa risposta all'interno di questo duello, risposta a Dio e risposta agli uomini. Ma cerco solo di evidenziare in alcuni punti la risposta di Gesù agli uomini coinvolti nella sua vicenda pasquale e la risposta al Padre. All'inizio della passione, al di là del torrente Cedro, appare subito Giuda il traditore. Giovanni specifica che Giuda conosceva quel luogo proprio per la sua assiduità con Gesù,
Proprio perché Giuda si era ritirato sovente con Gesù e gli altri discepoli in quel luogo per passare la notte, per pregare durante le soste a Gerusalemme. Giuda nel quarto Vangelo non è soltanto chi permette di riconoscere Gesù nel buio della notte, per arrestarlo. L'abbiamo sentito in Giovanni, e anche colui che guida soldati e guardie fornite dai sommi sacerdoti. Gesù, dandogli il boccone di pane, gli aveva anche detto: ciò che tu vuoi fare, fallo presto. Ed ecco, ora Giuda fa ciò che vuole. E per Gesù l'evento, dichiarato già nell'ultima cena inarrestabile, si mostra davvero tale. È significativo che Gesù dà a Giuda, che viene a catturarlo, una risposta fatta da una domanda e da una breve affermazione. Chiede a Giuda e agli altri: chi cercate? E quando dicono Gesù Nazareno, Gesù ha una sola parola: ego eimi, io sono. Dove certamente in Giovanni questo io sono è il nome santo del Signore, ma noi lo dobbiamo cogliere anche nella sua valenza di riconoscimento: sono io. Sono io. È con estrema semplicità che Gesù consegna se stesso. Fa la dichiarazione della propria identità. Non solo senza nessun atto di difesa, non solo senza nessun atto di violenza, ma neanche cercando grandi ragioni al perché di quella cattura. Non chiede a Giuda e agli altri perché. Ma chi cercate? Sono io. Abbiamo sentito che Giuda è venuto con soldate, fiaccole, lanterne e armi. E Gesù risponde con un disarmo totale. Giuda è armato. E significativamente il quarto Vangelo ha il coraggio di dire che c'è anche un altro discepolo che è armato e che ha una spada con sé. I sinottici non hanno il coraggio di dire che è Pietro. Il quarto Vangelo dice: no, no, era Pietro. E per dire che non si inventa quell'identità, dice anche che quel servo che è stato colpito si chiamava Marco. Dunque, con più precisione, Pietro, che non ha capito, Pietro che ama Gesù, lo ama certamente più degli altri. Certamente amava più Gesù Pietro che il discepolo amato. Il discepolo amato è oggetto dell'amore di Gesù, ma è Pietro colui che certamente aveva un amore più grande per Gesù. Ma un amore non intelligente, un amore troppo egoistico, un amore che non gli permetteva di comprendere quella necessità umana per cui l'innocente, il giusto, può solo essere vittima
e così collocarsi da quella parte delle vittime. È l'unica possibilità per non collocarsi dalla parte dei potenti, dei violenti e in definitiva dei carnefici. Pietro aveva rifiutato l'annuncio della passione di Gesù all'inizio della salita a Gerusalemme. Aveva rifiutato il gesto della lavanda dei piedi. Aveva anche rifiutato la logica eucaristica del boccone dato a Giuda. Infatti solo il discepolo amato sa che quel boccone eucaristico è dato al traditore, e il discepolo amato, giustamente, che lo sa da Gesù perché glielo ha chiesto, non lo trasmette a Pietro, partecipando all'intelligenza di Gesù su Pietro. Pietro dunque non poteva far altro, in questa sua non intelligenza, che tirar fuori la spada che aveva e colpire il servo del sommo sacerdote. E Gesù gli fa semplicemente deporre la spada. Ecco, quel calice che Gesù aveva donato ai suoi, il calice del suo sangue, questo calice, dice Gesù, non devo forse berlo? E questa è la mia vocazione. Ecco, noi abbiamo qui la risposta a Giuda. Sono io sono, la consegna della propria identità, che è anche sempre missione, di cui si è consapevoli o si dovrebbe essere consapevoli. Ma poi Gesù risponde anche a Pietro. Pietro nel suo amore aveva seguito Gesù dopo il suo arresto. Dice Giovanni che l'ha seguito con un altro discepolo. E in quella sequela, non una vera sequela cristiana, ma comunque uno stare dietro a Gesù, era giunto fino alla porta del cortile del sommo sacerdote. Ed ecco una giovane portinaia che lo fa entrare, gli chiede però se lui è un discepolo di quell'uomo, quell'uomo che è trascinato davanti al sommo sacerdote. E Pietro risponde, ukeimi, non lo sono. Come Gesù aveva risposto, sono io sono, egoimi, Pietro risponde, non lo sono, non sono un discepolo di Gesù. Ecco il mancato riconoscimento di Gesù. Riconoscimento di chi era stato il rabbi, il profeta, nella cui vita Pietro era stato coinvolto. La roccia su cui Gesù aveva voluto edificare la sua comunità e l'ha fondata su Pietro, non su altri, ma su Pietro ha fondato la comunità. Proprio quella roccia nega di conoscere Gesù. Conosce solo se stesso e conosce neanche se stesso nella verità, perché almeno la verità era che era un discepolo, comunque un seguace di Gesù. Ma proprio mentre Pietro rinnega, Gesù è interrogato dal sommo sacerdote. L'avete sentito. In Giovanni c'è addirittura simultaneità tra l'interrogatorio di Gesù
da parte dell'autorità suprema del giudaismo, il sommo sacerdote, e l'interrogatorio di Pietro da parte di una povera portinaia. E quando il sommo sacerdote interroga Gesù, Gesù risponde soltanto: ma io ho parlato apertamente, non ho detto nulla di nascosto. Interroga quelli che mi hanno ascoltato, essi sanno ciò che ho detto. Ora, questa è una risposta al sommo sacerdote, ma è l'unica risposta che Gesù dà a Pietro. Come dire al sommo sacerdote: ma interroga i miei discepoli, interroga Pietro che è qui. Pietro e i miei discepoli sanno ciò che ho detto. Gesù non condanna Pietro, non lo rimprovera neanche. Lo richiama così alla sua vocazione di ascoltatore della sua parola. E dunque quasi gli rinnova la vocazione, interroga quelli che hanno ascoltato. E queste parole dette da Gesù al sommo sacerdote: interroga i miei discepoli, saranno parole che si avvereranno presto, un po' più tardi, come ci testimoniano gli Atti degli Apostoli, perché proprio quel sommo sacerdote, sempre lo stesso Caifa, nei mesi successivi, dopo la Pentecoste, interrogherà proprio Pietro e Giovanni, forse l'altro discepolo. Luca aggiunge che alla fine del rinnegamento Gesù si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Luca 22:61. Dicendo quello che Gesù aveva fatto al momento della vocazione, fissò lo sguardo su di lui e lo chiamò. Ecco, Gesù risponde a Pietro rinnovandogli la vocazione, perdonandogli, rimettendolo al suo posto, anche se la roccia aveva rinnegato. E c'è un gallo che canta, un ricordo delle parole profetiche dette da Gesù a Pietro. Ma noi troviamo anche la risposta ai sacerdoti e agli avversari di Gesù. Una risposta che anche qui è una domanda. Che cosa ha da dire Gesù a chi lo ha fatto arrestare e lo vuole trascinare al supplizio della croce come maledetto da Dio e dagli uomini, come bestemmiatore? Soltanto una parola. Se ho detto male, testimonia circa il male. Se invece ho parlato bene, perché mi percuoti? È la risposta a una guardia che l'ha percosso, ma è la risposta a tutti gli avversari. Non ha nient'altro da dire Gesù. Le parole di Gesù nella Passione secondo Giovanni, che peraltro vorrà essere una dossologia, un racconto di gloria a differenza dei sinottici, sono parole di una estrema semplicità. Se ho detto male, testimonia circa il male. Se invece ho parlato bene, perché mi percuoti? E l'apice è con la risposta a Pilato, risposta ultima all'arroganza degli avversari.
Pilato gli dice: Gesù, non sai che io ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti 3 volte. Non sai che ho il potere. E Gesù, anche qui, non gli contesta il potere. Gesù riconosce l'autorità politica. Non è né anarchico né un rivoluzionario che non riconosce un ordine in quella che è la polis. Però Gesù gli rivela semplicemente: non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Cioè Gesù dice a Pilato: ma la fonte del potere non è in te. L'unico potere che va riconosciuto è in alto, è quello che appartiene a Dio. Tu certo puoi disporre di me, tu puoi esercitare il potere, puoi mandarmi libero o puoi anche mandarmi alla morte. Ma solo perché Dio non interviene. Non interviene a impedirti di esercitare anche un potere con ingiustizia e violenza. E solo perché Gesù dice: io non mi ribello, non faccio violenza e non passo dalla tua parte, non sto con te. Ecco la risposta che Gesù dà, netta, chiara, ma senza atteggiamenti di ribellione o di negazione di un'autorità di cui gli uomini hanno bisogno per ordinare la loro vita comune. Ma infine alla croce. Nell'ora della morte Gesù risponde anche alla sua comunità, ai suoi discepoli e alle sue discepole. Ai suoi discepoli che erano fuggiti, alle discepole che erano presso la croce, ma semplicemente perché non dovevano temere nulla, erano delle donne e nessuno si interessava di loro, e se anche seguaci di Gesù nessuno le arrestava. Fossero stati uomini, sì, ma le donne non contavano. E poi le donne gli era permesso di seguire i condannati a morte, fare i pianti, le piangenti, portare un po' di soccorso. Non rischiano neanche tanto loro. Ma Gesù vede dunque sotto la croce sua madre e vede il discepolo che lui aveva amato. Ripeto, non il discepolo che lo amava più degli altri, ma il discepolo che lui amava e che neanche va detto che amava Gesù più del che lui amava più il discepolo degli altri. No, semplicemente era il discepolo amato, senza una reciprocità. Il Vangelo non mette in luce che Gesù e il discepolo amato si amavano in reciprocità. Gesù amava il discepolo amato e non si dice neanche che lo amava più degli altri 11. Ma vedendo allora il discepolo amato e sua madre, Gesù vede davvero tutta la sua comunità. Vede che rappresentano Pietro, vede che rappresentano gli altri che sono fuggiti per paura. E Gesù risponde alla sua comunità dispersa, mostrando il lato della maternità della comunità, una capacità di generare credenti, una capacità di filialità in cui i figli di Dio, i fratelli di Gesù,
riconoscono nella Chiesa la madre. Donna, ecco tuo figlio, e al discepolo amato, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo amato da Gesù, l'unico che aveva conosciuto il traditore, l'unico che conosceva il cuore di Gesù e che nulla aveva fatto di fronte alla cattura e al tradimento, accolse la madre di Gesù, eisteidia, tra le proprie cose, le cose che gli appartenevano come un tesoro. Il discepolo amato da Gesù sa che la Chiesa è un dono e che sta tra le cose più proprie. Ma infine ecco la risposta al Padre, l'ultima risposta nella passione. Gesù è crocifisso, ma dalla croce prega, intona il Salmo 42. Non vi illuda la traduzione, o sete. In realtà, in ebraico, in aramaico, questo versetto, questo grido è il Salmo 42. Il mio essere ha sete del Dio vivente. Ecco la sete di Gesù. Ecco ciò di cui era assetata tutta la sua vita. Sete di Dio, ma che significa sempre sete della sua giustizia e del suo amore, sete della sua misericordia. Gesù ha sete del Dio vivente. Quando vedrà il suo volto? E dire questo salmo nell'ora della morte e confessare che sia sete. E se si ha sete manca l'acqua, e se ha sete di Dio manca Dio, e non si vede il suo volto. E Gesù allora guarda tutta la sua vita, alla sua sete di compiere la volontà di Dio, guarda tutto ciò che ha fatto e detto, guarda le sue risposte date agli uomini. E ancora in un atto davvero eucaristico, grida, è compiuto. Cioè, tutto è giunto al compimento, consummatum est. Sì, si è compiuta la volontà di Dio. Gesù ha compiuto pienamente la vocazione ricevuta. Gesù ha vissuto all'estremo quel comando ricevuto dal Padre, il comando dell'amore. Questo è compiuto, è un grido di gioia, è un grido di Eucaristia, è un grido di benedizione, è un grido di vittoria. Questo grido va capito con parole che il quarto Vangelo mette in bocca a Gesù. Io ho vinto il mondo, ho vinto la mondanità, o meglio, in me ha vinto l'amore di Dio. E la passione volò solo esprimere questo. Ecco la risposta di Gesù al Padre, a Dio. L'Eucaristia, il ringraziamento è stato vissuto da Gesù fino al consummatum est, fino alla realizzazione di tutto ciò che il Padre gli aveva rivelato, di tutta la sua volontà. E allora Gesù, dopo questo grido, consegna lo Spirito. E noi sappiamo che in Giovanni significa spirò, morì,
ma anche quell'alito che lui aveva, che era l'alito dello Spirito Santo, quell'alito con cui era stato generato dal Padre, quell'alito lo effonde sulla Chiesa, ai piedi della croce, sull'umanità, su tutto l'universo. E ora Gesù attende nella morte, nella tomba, la risposta del Padre. Gesù ha risposto. Tutte le sue risposte sono state date. Ora dovrà rispondere il Padre.